Cash Cow Channel di un personaggio famoso. Questa cosa proprio vi è piaciuta, in molti mi avete scritto che avete creato il vostro Cash Cow Channel prendendo le storie di un personaggio famoso. In questo video vediamo come scegliere il personaggio famoso, quali caratteristiche deve avere per tutti quelli che vogliono aprire questo tipo di business online sfruttando, diciamo, dei contenuti già fatti. Qualcuno di voi me l'ha chiesto anche e mi ha dato l'idea per questo video, cioè come scegliamo il personaggio famoso. Adesso vi darò qualche consiglio in questo senso. Per chi non mi conosce, io sono Michele Maraglino, faccio business online dalla fine del 2016 e in questo canale raccolgo la mia esperienza lato business. Quindi se ti interessa mettere in piedi il tuo business, staccarti dal lavoro dipendente, cercare un'entrata, guadagnare di più, iscriviti a questo canale, attiva la campanella e guardati gli altri video, rimani sintonizzato perché ci sono già un sacco di video che ti aiutano a capire il mondo dell'imprenditoria alla fine, perché un business online altro non è che un'attività di imprenditoria, perché mettersi in proprio, diciamo che al giorno d'oggi è fondamentale, quindi dovresti guardare anche in questa direzione. Cercare un posto fisso nel 2022 è un bel casino, soprattutto se tu ambisci a guadagnare molti soldi, a stare bene, ad avere tempo libero. Quindi se ti interessa tutto questo, iscriviti al canale. Allora ragazzi, Cash Cow Channel, intanto siamo tornati in esterna e sto andando in ufficio, per chi già mi segue lo sa, cerco di ottimizzare i tempi per questi video sul canale Business, che intanto però sta crescendo e vi ringrazio, diventa molto interessante. Nella descrizione poi dei video trovate la mia mail, vi posso seguire da vicino se volete lanciare un business. Sto facendo diverse consulenze, sto aiutando da vicino parecchi di voi, quindi nella descrizione c'è la mail, scrivetemi. Allora, un business che vi è piaciuto molto da quando ho iniziato a fare video è proprio il Cash Cow Channel, ovvero no, l'apertura di un canale YouTube pubblicando video senza metterci la faccia. Allora, ho fatto un paio di video in cui vi ho fatto vedere dei canali, dei Cash Cow Channel, alla fine ho anche canali YouTube che dir si voglia, dove praticamente il concept del canale YouTube era semplicemente ripubblicare le storie di un personaggio famoso. Abbiamo visto nell'altro video Benedetta Rossi, che praticamente qualcuno ha aperto il canale YouTube Benedetta Rossi IG Stories o anche Clio Makeup Stories, ok? E questo è un canale YouTube molto semplice in cui la gente, cioè chi lo ha fatto, non fa altro che vedere le storie da Instagram, scaricarle e poi ripubblicarle. Chi vuole intraprendere un discorso del genere, ovviamente la prima domanda che si pone è su quale VIP mi concentro? Allora, ricordiamoci intanto che le storie sono in verticale, potete fare anche 2, 3, 4 storie da 15 secondi, sono video da un minuto, le raggruppate, e quelli sono short, abbiamo visto nei video precedenti. Ragazzi, veramente, se è la prima volta che vi imbattete in un mio video, iscrivetevi al canale e guardate gli altri video. Abbiamo visto come gli short ti portano un sacco di iscritti, ma proprio tanti, ok? E quindi possono essere sfruttati, vanno sfruttati, quindi è importantissimo fare gli short. Però ovviamente la monetizzazione del canale avviene sui video orizzontali, non neanche orizzontali, possono essere anche verticali, ma più lunghi di un minuto, ok? Quindi dovete alternare short a video più lunghi, quindi dovete iniziare a scaricare un po' di storie e mettere tutto insieme e creare dei titoli. Andatevi a vedere il video dove vi facevo vedere proprio il canale di Benedetta Rossi IG Stories con tutto il disclaimer. Andatevi, magari ve lo metto nelle schede, comunque nella descrizione trovate anche i video correlati. E praticamente con i video più lunghi di un minuto poi riuscite a monetizzare. Ovviamente per monetizzare occorre avere 1000 iscritti, e quelli con gli short lo fate in maniera abbastanza semplice. Io l'ho fatto, vi ho fatto anche vedere come il mio Cash Cow Channel, che ancora non rivelo, è ancora segreto, però ha già, come in pochi giorni, l'avevo un po' abbandonato, poi in pochi giorni pubblicando gli short. Che cos'è? Mamma mia, non so se avete sentito la musica a palla.
di quella macchina. E in pochi giorni, pubblicando a bomba gli short, sono arrivato velocemente. E poi per avere la monetizzazione ci vogliono 4.000 ore di video visti nell'arco di un anno, e questi devono essere fatti, cioè gli short non valgono, non vengono conteggiati per questo parametro, vengono presi soltanto i video lunghi. Quindi dobbiamo scegliere il nostro personaggio famoso. Ragazzi, ovviamente dovete trovare un personaggio che fa tante storie, perché vi serve tanto materiale, ok? Vi servono anche video da 5, 6, 7 minuti, quindi tutte storie che dovete unire, quindi magari gente che inizia, parla su tematiche. Quindi mi raccomando, cioè, noi facciamo una cosa del genere perché vogliamo avere già i video fatti, però ecco, quando scegliamo il personaggio famoso dobbiamo scegliere qualcuno che fa un sacco di storie, tante storie ogni giorno, ok? Andatevi a vedere il mio video, poi per tutti quelli che si stanno chiedendo ma si può fare questa cosa, non ci si imbatte nel copyright, ho fatto un video in cui ho analizzato e spiegato tutto questo, magari ve lo metto nelle schede, tipo si chiama aprire un canale YouTube con i video degli altri, si può? Cercatelo, andatevelo a vedere, lì ho spiegato. E quindi prima regola, trovare un personaggio che sia diciamo che faccia tante storie. Poi se io dovessi fare una cosa del genere, vi posso anche dare un nome, ecco, mo vi do una chicca, quindi scrivetevi. Io sceglierei anche qualcuno dell'ambito finanza, perché sappiamo che l'ambito finanza, l'ambito è un sacco di traffico oggi a Perugia, eppure a fine luglio, mamma mia, proprio anche inquinamento acustico. Allora, abbiamo detto che l'argomento come guadagnare di più, finanza, chi parla di soldi, no? Guadagna di più su YouTube. Quindi un personaggio che fa tante storie ogni giorno nella nicchia finanza, io ce l'ho. Non so se ve lo svelo. Io non credo di farlo, quindi potrei anche rivelarlo, però poi magari tutti aprite il Cash Cow Channel su questo personaggio. Comunque, ci potete anche arrivare. Uno dei più grandi esponenti, che è una grandissima azienda, su come fare soldi, come sull'educazione finanziaria, che fa tante storie su Instagram. Poteste creare un Cash Cow Channel proprio di un personaggio del genere. Comunque, se non vi volete buttare nel tema soldi, comunque potete prendere tutti personaggi che anche sono nati dal web, no? Potete prendere musicisti, potete prendere comici, andate a vedere tutti i comici che hanno fatto LOL, per esempio, tipo un Frank Matano fa tante storie, potreste aprire un Cash Cow Channel YouTube, Frank Matano IG Stories, per esempio, non so, Maccio Capatonda fa tante storie, non lo so, però personaggi che fanno tante storie, che sono famosi, comici, cantanti, attori o personaggi del web. Va bene, ve lo dico quello della finanza. Tutti questi, anche tutti i guru, no? Potete aprire un Cash Cow Channel sui guru che ti insegnano, che sono i più conosciuti in Italia, no? Su come fare più soldi, lì avete anche la nicchia. Per esempio, ecco, ve lo dico il nome, potreste aprire un Cash Cow Channel su Alfio Bardolla IG Stories. Lui fa un sacco di storie ogni giorno da tutte le parti del mondo, e molte volte, anzi sempre, parla di soldi. Quindi avete i video pronti, già pronti, scaricate le storie, avete l'argomento che vi paga di più. Diciamo, sono queste le regole per scegliere il personaggio famoso. Deve essere famoso, molto famoso, può essere in qualsiasi settore, cinema, teatro, televisione, un personaggio che è nato dal web, comico, qualsiasi cosa, però controllate che faccia tante storie, perché se voi prendete un personaggio sì famoso ma che non usa i social, ovviamente non ha senso. Bene, io sono quasi arrivato, fatemi sapere che cosa ne pensate, spero che questi consigli vi siano utili, se è così iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Vi aspetto nei commenti. Un saluto da Perugia. Ciao!